Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Allora, siamo di nuovo su Ride 4. Sto per comprare la nostra bellissima replica della mia moto, alla fine, di Camilla, che è la Yamaha R6 del 2002. Sfortunatamente non c'è il modello antecedente, quindi quello con il faro monoculare. Questo è il modello del 2002, mentre il modello 98-2001 si distingueva appunto per il faro posteriore monoculare. E bella, 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 la dobbiamo comprare e la compriamo del mio colore. Cioè ragazzi, cioè, stiamo scherzando. Questa è Camilla spiccicata, la voglio comprare, la voglio. Fammela vedere, il primo amore, mi ha dato pure il trofeo, il primo amore. Bellissimo, bellissimo. Grande, qua 85 gradi, la temperatura giusta. Bellissima, bellissima ragazzi, bellissima. Solo che i fanali non sono così luminosi. Sì, moto preferita tutta la vita. Allora, perché stiamo facendo questa cosa? Perché in carriera, la elaboriamo anche un pochino. In carriera abbiamo la possibilità di partecipare a un evento a invito. Rimuoviamo targhe e frecce o la lasciamo? No, le lasciamo perché così è più simile alla nostra. Specchietti li lasciamo pure, sono quelli originali. Pneumatici. Dicevo, la compriamo perché in carriera abbiamo un evento a invito con delle 600. Ora, io so che comunque la 600 più moderna che avevamo già vinto dovrebbe essere un po' avvantaggiata. Però, raga, volete mettere... Di andare all'evento con la nostra moto personale. Allora, abbiamo la possibilità di scegliere delle gomme. Ci sono le Diablo Rosso 3. Tra l'altro, il gioco segue perfettamente le gomme che si possono montare nella realtà, perché le Metzler non si possono montare le M9, ma si possono montare le M7. Ed è così anche nella realtà, perché le M9 non fanno il 65 davanti. Quindi va bene. In realtà tutte le moto, le gomme stradali si equivalgono. Bridgestone, Diablo. Non so onestamente se andarle a cambiare. È solamente per una questione, diciamo, estetica, che è più simile alla nostra moto. Però per il momento la lascerei così. Come cerchioni. Ci sono i marchesini? Sì. Non costano neanche troppo. C'è qualcosa che ci dà di più? No. Marchesini? BST? Dai, facciamo marchesini. Anche se per il momento non vorrei sviluppare troppo. Questa la compriamo. Dai, la catena sì. Colore catena io ce l'ho sul giallo. Però giallo un po' più sull'arancione, che non c'è sfortunatamente. Vabbè, lasciamola così. Allora, sospensioni. Allora, io sto facendo una piccola modifica alle sospensioni, quindi monterei anche per lei delle sospensioni racing, anche se non migliorano un cazzo. Ah, lo vedi? Però la frenata sì. Sono più leggeri, quindi ci danno anche più accelerazione. Dobbiamo fare prima il kit 1 e poi il kit 2. Ok, e ci siamo ciucciati tutti i soldi che avevamo. Vabbè, mettiamo la trasmissione racing pure. Ci abbiamo solo 7000 crediti. Scarico di serie a Krapovic. Non abbiamo molta scelta in realtà, cazzo. Termignoni però inguardabile, Quanto costa? 5000? Ce lo compriamo un'acra? Che dite? Dai. Carbonio o titanio, ragazzi? Secondo me il titanio ci sta bene su sta moto, vai. Va bene, poi abbiamo finito i soldi, quindi passiamo direttamente alla carriera. Dai, leghe regionali, exhibition.
Avremo diverse gare da fare, per oggi ne facciamo solo una qui ad Holton Park. E dai, è un time attack in realtà, quindi bene. Cazzo, guarda, la maneggevolezza è più forte la RSE del 2015, però guarda che motore, che frenata. Va bene, va bene. Partiamo subito. Oh, siamo a Dalton Park, ragazzi. Allora, come... Che facciamo? La scarichiamo un po'? Il cambio lo abbassiamo, dai. Calibrazione. No, accelerazione è meglio se la mettiamo morbida. Che se è come Camilla, veramente ci ribaltiamo dopo una curva. Sentila. Eccola. Prima curva per terra e niente. Vabbè, allora riavviamo. Riavviamo con calma e circospezione. La prima curva bisogna prenderla calma. Perché ci dà l'effetto sonoro come se sta piovendo? E soprattutto perché ci ha messo la catena rossa che l'ho selezionata gialla? Uè, che volo! Ma stai scherzando? No, raga, ma... L'hanno fatto inguidabile. Vabbè, no, riproviamoci. E basta con questo effetto! Non cambiare così presto marcia. Che altro cazzo è successo? Si era messa la frizione, così a gratis. Sentila come scoppietta, anche nel gioco. TCS lo mettiamo a zero perché sta moto ovviamente non ha TCS. No, ma avvisami più tardi che c'è la curva. Allora, calma. Calma, ragazzi. Sta moto è difficile. È difficile, eh. Non, forse era più difficile l'RSI. Era più facile l'RSI del 2015. Quello senza ombra di dubbio. Ok, dai, dai, ci siamo, ci siamo. Mamma mia, come entra in curva. Occhio, malocchio, prezziamo le finocchio, vai, 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 vai. Quasi frena. Prima marcia per questo tornantino. Imbarcato. No, ma dai! Ci sono i tizi che sbandierano! No, vabbè, spettacolo! Allora ragazzi, dopo 12 tentativi io ho capito che non bisogna spingere alla morte, bisogna stare molto attenti con questa moto, soprattutto in accelerazione, perché la moto tende molto molto ad alzarsi. Adesso lo vedrete anche in uscita da questa curva, per esempio. Ecco, adesso vi ho anticipato l'ingresso della terza, però... Normalmente si sarebbe alzata, guarda qua come si scompone. Lì si è presa anche l'imbarcata, mannaggia.
Ho notato che quando ci sono i fanalini accesi, ragazzi, non si vede il fanalino che si illumina di più quando freniamo. Peccato. Un difettino. Frenala. Guardala come si alza. Stavamo anche prendendo l'erba. Sul cordolo sia in ingresso che in uscita. Piano. Occhio qua che non si vede. Occhio. Seco è, ho sbagliato di brutto. Guardala come si alza. Possiamo forse usare di più in frenata. Quattro, cinque e sei. Che abbiamo fatto? È oro? No, io voglio l'oro, eh. No, argento. No. La rifacciamo, non me ne frega niente. Stiamo qua fino a quando non la superiamo. Oh, finalmente, ragazzi, ce l'ho fatta. Dai. Procediamo. Soldoni. 15.000? Cazzarola, ci ha dato tanti soldi. Beh, sono contento. Allora. Prossima gara, andiamo avanti. Dobbiamo fare gara singola al Nürburgring. È la nostra prima gara, ragazzi. Fino a 863 di punti prestazione. Sì, dai, ci sta. La facciamo? Quanti giri sono? 3? Direi di farcela, dai. Ok, ragazzi, ci siamo. Ci ha salvato l'assetto. Che cosa santa. Allora, rimaniamo così, che dite? Sì, accelerazione la lasciamo così, ragazzi, perché sennò troppo inguidabile. Come si usa la frizione? Ok, lo sapevamo che in partenza avremmo perso qualcosina. Occhio, attenzione. Aio. Scusi, è la Madonna. Raga. Meno male che non ho messo l'accelerazione su aggressivo. Attenzione, c'è caduto davanti questo. Però guarda l'accelerazione. No, raga, scoppietta. Vengo. Scusatemi. Guarda come si consumano le gomme. Ops, scusi. Tanto e abbiamo avuto penalità, quindi usiamolo un flashback. Tra l'altro, davanti che ci abbiamo? Scusi, signor Holmes, lei che ha? La Suzuki? Vabbè, la moto più sputtanata della storia per la pista. Attenzione. Calma. L'avevamo quasi tenuta, però. Ci ha dato una penalità di un decimo e mezzo perché... Comunque, raga, è troppo scrausa la difficoltà. Tieni la giusta moto. Mamma mia! Col casco segue la curva, segue l'apice.
No, spettacolare, raga. Visto che la difficoltà non è sto granché, proviamoci a farla così la gara. Tienila giù, cazzo. Barcatina. Mamma mia, raga. È veramente uguale. C'è anche il contachilometri funzionante. No, vabbè. Oscar dei giochi questo, eh. Bisogna anticipare molto nelle chicane d'ingresso nell'altra curva. Dentro per terra, va bene. Sono emozionato. Sono emozionatissimo a guidarla. È come guidare la moto vera, cazzo. Veramente. E la Milestone non mi ha pagato. Attenzione, sono scivolato così a gratis. C'è qualquadra che non cosa. Ah, si è consumato il posteriore ed è pure freddo. Si è consumato ed è freddo. Ancora? E niente, per terra. No, raga, cioè, si è consumato il posteriore ed è freddo e la moto è diventata inguidabile. Guarda, si imbarca di terza, mannaggia. Tienila, 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 accelera, 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 accelera. Qua, larghissimo. Siamo entrati un po' troppo garibaldini. Siamo arrivati più veloci di prima. Bellissimo, bellissimo come si guida dall'interno. O meglio, dal cockpit, però. Puoi mettere questa inquadratura, la classica. Grande gara, ragazzi, grande gara. Vabbè, la difficoltà è un po' scrausa, per la prossima la aumenteremo. Mamma mia, no, raga, è spettacolare. Mi sono innamorato. Mi sono innamorato. Altri 14.000 bei dollaroni per noi, bei euro o crediti, che cazzo volete che siano, sono. Va bene ragazzi, allora noi per questo episodio ci lasciamo qui. Nel prossimo ci mancano gli ultimi due tracciati da fare con la nostra R6 Camilla. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando ragazzi, lasciate like al video per avere il prossimo episodio il prima possibile. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo alla prossima. Un bacione. Ciao.